Cari amici, ma soprattutto amiche di Junkfully. Soprattutto amiche di Junkfully. Sì, abbiamo comprato un tostapane, no, non ce l'ha dato la Whirlpool. E sinceramente siamo rimasti anche un pochino male, perché pensavamo avesse un cuore, invece no. Però fanno ancora tempo a regalarci un bel forno a microonde, quindi cari amici di Junkfully, andate tutti sul profilo Instagram della Whirlpool a rompergli i coglioni dicendogli di regalarci un bel forno a microonde. Cioè, anche perché comunque il microonde dovrebbe essere uno dei beni primari, cioè, dell'uomo, no? Nel senso, cioè, la convenzione di Ginevra dovrebbe stabilire che ogni uomo deve avere un microonde e noi non ce l'abbiamo, quindi cara Whirlpool, pensaci tu. Comunque, cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a provare queste fantastiche, buonissime, buonissime immagino perché io non l'ho mai provate in realtà, Pop Tarts, che sono un biscotto farcito che va veramente un botto in America e qui da noi è quasi sconosciuto. Le Pop Tarts sono uno dei prodotti Kellogg's più venduti in America, ne vendono più di 1 milione l'anno. Me coglioni! Che gusti andremo ad assaggiare quest'oggi? Allora, cari amici, oggi andremo ad assaggiare ben 3 gusti. Il primo dei quali sarà questo bello rosa, mascolinissimo, al gusto strawberry milkshake. Come secondo Pop Tarts andremo ad assaggiare questo, al gusto s'mores, che è una sorta di... com'è che si chiama quel coso che metti sul fuoco, gli Boy Scout o... Marshmallows. Marshmallow, mi viene il termine tecnico. Tipo squagliato con del cioccolato in mezzo ai 2 biscotti. E qui abbiamo una limited edition Pop Tarts e Dunkin' Donuts Chocolate Mocha. Che se in Italia la mocha è la macchina per fare il caffè, cioè tipo a gusto Bialetti sto biscotto. In America la mocha è tipo una bevanda al caffè, al cioccolato, credo, non lo so. Vogliamo iniziare, amico mio? Iniziamo! Aperto il pacco, si presenta a così. Perché tremi, che ha fatto? Oh, sono emozionato, no? Prende dentro a 4 confezioncine argentate, di cui credo ognuna contenga 2 pezzi diversi. Sono l'ispettore doppia D in fondo. Fai 2 pezzi diversi. Sì, senti qua, senti. Vabbè, sono 2 Pop Tarts. Sì. Ah, no, diversi. Sì, 2 pezzi, nel senso 2 pezzi. Ah, ok. No? No? Sì. No. Buono! Proprio mi cerca la fragola. Sì. Belle! Oddio. Vabbè, un po' incrinate, però... Carine! Beh, sono carine, dai! Che poi mi hai raccontato a telecamere spente che tu le hai già provate e ti hanno fatto schifo, perché te le hai mangiate crude! Sì, in America, con la mia ragazza, abbiamo comprato le Pop Tarts! Ovviamente sai che non leggo mai le istruzioni, no. Quindi ho detto, queste si mangiano così! Invece no! E invece no! E in hotel avevo un forno a microonde della Whirlpool, cosa che a casa non abbiamo! Vuoi leggere le istruzioni? Leggo io. Leggi tu, che... sicuro. Sai che ho una storia. Guarda, è soltanto un compito. Un compito solo. Bisogna accenderle alla minima temperatura. Ok, io già avrei messo al massimo, quindi cominciamo bene. Quindi alla minima. A 1. Cioè, direi. Non credo. È una specie, lo mette pop. Sì, forse dovresti mettere. Aspettiamo. Insomma, che mi racconti? Tutto bene a casa? Tutto a posto? È pulito oggi? No. Ok, pulito ma solo. Sì. Ma freschetto comunque. Sì, è vero, sta arrivando l'inverno. È arrivato il freddo. È un po' di crack. Preciso, eh? Si presentano uguale. Sì, sono identiche. Sono solo più molle. E bollenti. Cheers. Ma è buono. Massa. Sono veramente buone, raga. Un po' dolce. Cioè, una scatola di queste ci fai 2-3 anni, credo. Sì. Non se ne mangi una al mese di questo qua. Guarda che bello, c'è scritto vitamina A, vitamina C, calcio 0%. Cioè, che ce lo scrivi a fa? Ci devono scrivere direttamente valori nutrizionali, ti piacerebbe, eh? Volevi valori nutrizionali, dice no. Guarda, ti dirò, buone, io non vado pazzo per la fragola, ma questa mi piace. Un po' stucchevole da un po', però ci sta, dai, per me questa qui è da 6,5. Cazzo, che volevo da io 6,5. No, t'ho pregato. Secondo me i Pop Tarts, infatti, sto un fisso a assaggiare l'altro perché secondo me sono veramente buoni. Ti devo dire che non freddi sono veramente buoni, cioè mangiati come si deve. Queste qua, sì, non mi fanno impazzire 6,5. Lo volevo da pure io. Vabbè, ci sta. Che c'è, non posso andare allo stesso voto? Eh?
Poi arriviamo al secondo Pop Tarts di oggi, che è questo agli s'mores, che come abbiamo detto è, com'è il termine? Marshmallow, che termine molto difficile, fra due biscotti con del cioccolato fuso. Allora, a me gli s'mores non piacciono, te devo troppo dire, dolci, mi sa, sì, stuccano per un po', dolcissimi. Quando facevo il Boy Scout in Wisconsin dicevo sempre no ai Pop Tarts. Ma è stata quella volta sia che... la droga, sì. Allora, anche questi si presentano allo perché stesso modo, perché tremi oggi? Non lo so, sarà l'emozione di stare vicino a te. Ah, ok. Allora, anche questi presentano uguali, quindi involucro argentato con scritto Pop Tarts sopra, incredibilmente. Si sono brutti. Aspetta, provo a mettermi in equilibrio, guarda, con due. Niente, entrambi lo stesso. Aspetta, te reggo io, dai. Vai, reggimi. È la bandiera. Oh, the way can you see. Cos'è che sembra? Sembra un mega Oro Saiwa. Qua la cioccolata sopra. Spruzzata male, però. Un cazzo di cane, proprio, buttata lì tanto per. 2000 years. Tra l'altro da dire che dietro le confezioni dei Pop Tarts c'è una sola stessa cosa. Sono tipo le barzellette del cucciolone, sì. Tristissime. Non fanno ride per niente. Devi capire, già tremi, io papà legge pure le cose. Ma è bello. Questi bello. 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 Che è il tuo accento del Wisconsin questo. Dopo sbello c'è bello. Porco due, mi sono stionato. Questo me l'aspetto tipo mega dolce. Cioè tipo stucchevole da morire me l'aspetto. Ma che fai? Fai anche l'indovino oltre che al detective. Devo sbarcare il lunario, dai. Cheers. Non è dolce come me l'aspettavo. Meno dolce, però. Sì, però non mi piace. Non mi piace per niente. Diamo il voto al 3. Ok, dai. 1, 2, 3, 4 e mezzo. Prova a pucciarlo, va. Tante volte possa migliore. Bella idea. Il sapore è uguale. Arriva il freddo del latte e poi il caldo del Pop Tarts. Sì. Due momenti differenti, sì. Quando... con uno spazio temporale anche ampio, tra l'altro. No? Questo Pop Tarts non è salvabile per quanto mi riguarda. No, no. E arriviamo all'ultimo Pop Tarts di oggi, che sinceramente è quello che più mi ispira. Più erto, come diresti tu. Erto, erto. Questa gioca a poker. Leggo. Madonna, questo pare veramente che ci hanno... Non diciamolo. Facciamolo vedere. Facciamolo vedere, intuite voi. In maniera un po', capito? Tremolante. Non è che sei stato te che oggi te tremava. Leggo tutto, però io mi immagino gli impiegati delle Pop Tarts che stanno lì. Che faccio oggi? Vabbè. Fammi farci le Pop Tarts, va. Anzi, le faccio pure un po' adesso. Allora, infiliamo. Vai. Adesso lo doppi senza rotella, cioè veramente non siamo per niente family friendly. E torniamo ai nostri silenzi. Tipo che noi siamo amici solo quando parliamo, sì. E facciamo video, tipo in questi momenti sappiamo che... No, in realtà siamo amici anche... Al di fuori dei momenti di ripresa. Dai, 3, 2, 1... Cidua. Che riporto. Adesso che è calda mi ispira ancora di più. Che odore strano che c'ha. Fa tipo di carciofo. Carciofo. Cheers. Come fanno americani in Brooklyn queste cose? Questa è tremenda, raga. Cioè dentro si è bruciato e fuori tipo De carciofo. De carciofo stucchevole perché è dolce. Passate che l'idea del Pop Tarts è da paura, però s'mores Vialetti qua è tremenda. Guarda, per me questo da 4 è ancora peggio di quello agli s'mores. Concordo in pieno, mi hai tolto le parole in bocca, quindi per me è 3,5 questa. È veramente una cosa tremenda. Ci siamo pure comprato il tostapane. Cioè, Whirlpool, se poi ti mandiamo indietro un tostapane in cambio di un microonde. Allora, caro Rocky, ci siamo avventurati in questo fantastico, ma manco troppo, mondo di Pop Tarts. Abbiamo marcato... Questo che fa, lo tieni per ricordo o levi? Comunque è carino. Cioè, qualcuno si è venuto a farla con questa decorazione. Dicevo, abbiamo oltrepassato l'oceano, abbiamo provato questo snack americano, abbiamo scoperto che quello alle fragole non è male, mentre gli altri due sono da dimenticare per sempre. Che pare al milkshake alle fragole. Io vedo il milkshake alle fragole. Vabbè, milkshake troppo lungo, milkshake alle fragole.
Diciamo che mi piacerebbe provare altri gusti, perché c'è del potenziale, quindi chissà, magari faremo un altro episodio sui Pop Tarts. Se voi li avete assaggiati, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, e direi di chiudere qua. Chiudiamo qua e ricordiamo, cari amici, di andare a rompere le palle alla Whirlpool per farci regalare un cazzo di microonde. Dai Whirlpool! Direi che da qui da Doppietti è tutto. Ci vediamo al prossimo Tostapane. Ciao!